Giovanna Re dopo il caso Weinstein, in arrivo un'importante proposta in TV. Giovanna Re, l'attrice vittima di molestie di Weinstein, in arrivo una grossa opportunità lavorativa. Dopo aver raccontato in vari salotti televisivi la sua brutta avventura con il produttore americano Harvey Weinstein, Giovanna Re sarebbe pronta a lavorare in TV. Secondo quanto fa sapere il settimanale Oggi, alla bella attrice napoletana sarebbe arrivata una grossa opportunità televisiva. Di cosa si tratta? Qualche reality show o un programma da condurre? O semplicemente una fiction da protagonista? Per il momento non è dato saperlo ma, da quanto si intuisce, sarebbe un grosso biglietto da visita per Giovanna, che ha iniziato a lavorare da giovanissima e ha alle spalle una lunga gavetta fatta di tanto teatro, ma anche piccolo e grande schermo. In attesa di scoprire cosa riserverà il futuro alla Re, l'artista continua a raccontare quanto accaduto anni fa. Quando si è trovata inconsapevolmente faccia a faccia con Weinstein, che ha provato a portarla a letto. All'epoca l'attrice aveva solo 20 anni ed è rimasta sola con il potente produttore che senza nulla addosso le ha chiesto un massaggio. Al rifiuto della ragazza, l'uomo ha cominciato ad essere aggressivo, tanto da strattonare Giovanna. Quest'ultima ha cominciato ad urlare e a tirare oggetti, fino ad arrivare a minacciarlo: se non mi lasci andare immediatamente, io ti denuncio. È bastato questo per allontanare l'orco, ma le conseguenze di quella vicenda sono stati pesanti per la campana. Era una trappola bella e buona e quella era una violenza, anche se per fortuna non c'è stata, ma psicologicamente è stata fortissima, ha confidato alla Vita in diretta. Chi è l'attrice napoletana Giovanna Re? Giovanna Re ha 42 anni ed è un'attrice campana. Ha iniziato a lavorare nel mondo poco più che adolescente. Tante le fiction alle quali ha preso parte, dalla Piova 8 a Elisa di Rivombrosa, passando per Turbo, anni 50, sotto copertura. Ha lavorato con Luca e Paolo in Camera Caffè e al cinema in Quello che le ragazze non dicono. Nel 2009 è stata concorrente de La Fattoria, il reality show condotto da Barbara D'Urso. Giovanna non è sposata e non ha figli ma da tempo è legata a Vittorio, un avvenente imprenditore.